Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cartel Tycoon. La versione è l'uncut Earliest Access, una versione che non è ancora su Steam, ma con l'ho avviata, diciamo, con un launcher del produttore. Il gioco uscirà prossimamente, è disponibile già una demo su Steam ed è già in giro da diversi mesi. Questa versione l'ho vista anche fino a 6-7 mesi fa. L'unica differenza è che, insomma, 6-7 mesi fa eravamo una versione 0.5, ora siamo una 0.8, quindi io prevedo magari possa uscire già in versione non early access, però mai dire mai, insomma, uscirà comunque all'inizio di quest'anno. Che cos'è? È un gestionale dove andremo ad amministrare un nostro cartello in Sud America negli anni 80. Iniziamo una nuova partita dove possiamo andare a dare il nome al nostro cartello. Facciamo, lo chiamiamo El Cartel de Indy, con un simbolo magari sull'arancione, così, sì, va bene, dai. Poi abbiamo il capo, noi, siamo noi, possiamo andare a cambiare le abilità, possiamo mettergli l'abilità di rapina. Possiamo scegliere tra uno di questi due, quindi o il Launder Volume, più potere, più capacità di combattimento. No, facciamo un omicidio e devo fare attenzione a quello che dico in questo gioco perché si gestirà roba un po' così. Possiamo cambiare le immagini, vedete che cambia anche il nome, però noi facciamo lui, rapina e potere. Ok, siamo Felix Vigo. Ok, accettiamo. Possiamo scegliere un punto di partenza. Vabbè, questa è la regione iniziale. Ed è un inizio diverso rispetto a tanti altri che ho visto online, perché mi pare inizi sempre in modo diverso. Comunque, la particolarità di questo gioco è che dovremmo gestire le nostre coltivazioni di prodotti, diciamo, tra virgolette, illegali, ma dovremmo anche trovarci a gestire soldi sporchi, soldi legali e piantagioni. Ville, le banche, cioè di cosa fare ce ne sono. La notte scura avvolge il garage di una compagnia di taxi fallita. Le scintille illuminano una figura mascherata china su una mola, intenta a tagliare il metallo che ha tra le mani, presumibilmente delle manette. Siamo come le viti, continuiamo a crescere fino a quando non ci estirpano completamente. Mi hanno sottratto il mio impero, l'ho visto bruciare fino a ridursi in cenere, ho visto gli alleati che non mi avevano abbandonato ardere al posto mio. Hanno fatto eruzione come un uragano, mi hanno trascinato via e gettato en la carcel. Nel carcere, presumo. Hanno tentato di lasciarmi al verde, conti bloccati, una residenza inutile. Le manette si spezzano, ma questo è ancora qualcosa. Un mendicante deve avere riguardo per i vestiti che porta sulla schiena. Le pareti di quella casa sono foderate di denaro, e denaro sporco, ma conosco delle persone che non lo disdegnerebbero. Uomini che si preoccupano più di sapere da dove arriverà il loro prossimo pasto, anziché del denaro che ne ha reso possibile l'acquisto. Posso usare il denaro sporco per costruire e avviare qui una produzione. Pensavo che queste terre mi avrebbero abbandonato? Pianterò i semi di una nuova operazione, una che non potrà essere estirpata. Ok, qua potete vedere, qua sotto dal menu, insomma, possiamo mettere in pausa, possiamo vedere il menu di costruzione edifici, quindi di produzione di materiali, quindi la coltivazione, l'impianto chimico, la piantagione, la segheria. Abbiamo la produzione con l'essiccatoio, il laboratorio, l'officina, la fabbrica alimentare, la comunicazione con un deposito, un'officina, un aerodromo e poi le residenze. Residenza, residenza castello, residenza collezionista, pathos, residenza moderna, paranoica e residenza di festa. Queste sono tutte quelle che possiamo fare. Poi abbiamo la possibilità di fare le strade. Al momento abbiamo solo la strada sabbiosa, poi ricercandola, quindi sbloccando l'edificio di ricerca, potremmo fare la ricerca su nuove tecnologie, nuove strade. Questa è la mappa panoramica dove ci troviamo. Ovviamente qua è gestito tutto da altri cartelli, quindi noi andremo proprio a gestire quello. Poi, non ho trovato proprio chiarissimo il tutorial, insomma, perché pianta i semi, usa il denaro sporco per finanziare tre coltivazioni di oppio entro il raggio della residenza. Usa il denaro sporco per costruire un deposito entro il raggio della residenza. Ok, praticamente vedete che qua abbiamo la città, questo siamo noi, è il nostro tizio qui, il nostro amico. Pensate che potete muoverlo? Un po' come succedeva su Car Trader, se ve lo ricordate il gioco che avevo fatto, potete dirgli di spostarsi,
di andare a recapitare delle cose, uccidere qualcuno, incendiare un edificio, fare una rapina. E quindi controllate voi i vostri uomini. Graficamente è molto molto carino. Qua vedete che è un po' la giraffa, un po' su una villa stile Scarface, perché il gioco alla fine è ambientato negli anni 80. Qua abbiamo una unità militare e bisogna fare attenzione come su Cartrider. Quindi se noi facciamo qualcosa, ad esempio, io mando, uccido qualcuno, mando incendio qualcosa, la polizia potrebbe uscire dalla città, arrivare qui e beccare le piantagioni. Queste ipoteticamente sono nostre piantagioni, credo. Non ho ancora capito perché dice di usare denaro sporco per finanziare. Quindi questa è la nostra villa, abbiamo la rete di tre cose, tre coltivazioni. Vediamo le statistiche di quanto ci producono. Esporta il denaro sporco dai centri di contrabbando e lo conserva e consegna agli edifici della città che lo riciclano, che puoi anche assoldare i tenenti. Quindi noi possiamo assoldare un tenente, vedete che ne abbiamo diversi. Io assumo Tony Quintero, che è chiamato anche il mostro. Possiamo pagarlo con i soldi sporchi o soldi puliti. Io li pago con i soldi sporchi. Lo recluto e vedete che adesso ne abbiamo uno. Ora devo capire come funziona questa cosa. Usa il denaro per finanziare tre coltivazioni di oppio. Devo capire come fare a finanziarli, perché vedete che cliccando su ognuno potete coltivare l'oppio, le varie cose che non pronuncerò, onde evitare ban. E vai te a spiegarlo poi a YouTube. Non so onestamente come fare, perché io da qua posso dirgli di spostare o recapitare. Spostare si sposta lui. Posso dire recapita del denaro alla piantagione. Vai. Lui sta portando 8.000. Stop. E gli dico basta, ha portato 8.000 dollari, che poi è un magazzino soltanto di 1.000, quindi possiamo spendere per migliorare. Ma vabbè, devi costruire un centro di ricerca. No, voglio provare a fare una cosa adesso. Voglio provare a costruire. Voglio costruire una coltivazione. La costruiamo qui. E poi l'andiamo a far comunicare con una strada, quindi una strada sterrata che va lì. Ok. Ci pensa in automatico, perché qualora noi costruissimo fuori dal territorio di influenza del, che è questo, costruissimo qui ad esempio, dobbiamo mandare uno dei nostri tenenti con i soldi e farla costruire. Quindi in questo caso abbiamo costruito una fattoria. Puoi iniziare a costruire più in fretta se chiedi a un tenente di trasportare il denaro sporco. Anche il capo è un tenente. Assicurati che le automobili della residenza dei tenenti possano sfrecciare sulle strade che hai costruito. Vedete che adesso qua funziona. Tecnicamente funziona. Quindi abbiamo costruito una piantagione e ce ne ha dato una sottaria. Quindi a questo punto ne facciamo un'altra. Dobbiamo sempre farla all'interno di questo campo. Quindi la mettiamo qui. E sempre bella nascosta ne piazziamo un'altra qui. Quindi a questo punto costruiamo la strada. Vediamo se riusciamo a farlo da qui. Ok. E poi anche qua. Da qui a qui. Ok. Io poi, ad esempio, posso prendere lui e dirgli omicidio e uccidi lui. Quindi lui, se non gli va più a genio, mando il capo e lo uccide lui. Ovviamente l'uccisione di questo tizio provocherà un pochino l'allerta della polizia, insomma, perché poi bisogna gestire anche varie cose, queste barre qua ad esempio. La lealtà è umiltà, accettazione, rispetto, idolatria e poi qua abbiamo invece attacco, oltraggio, terrore, caos, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ora dobbiamo usare il denaro sporco per costruire un deposito entro il raggio della residenza, quindi facciamo un deposito. Produzione, comunicazione, eccolo qua, deposito, lo piazziamo magari, non so, entro il raggio della residenza, dice. Lo mettiamo qua. Mettiamo qua uno di questi e prendiamo la strada sabbiosa, gli facciamo due vie, una qui e una qui. Sì, un po' troppi collegamenti, però vedete che stanno portando denaro. Tra l'altro non gli ho detto di usare il denaro. Sì, il denaro sporco stiamo usando, non quello legale. Ok, perché poi bisogna darlo alla banca. Ok, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. File di papaveri oppacei rossi, rose e viole colorano il paesaggio come macchie di vernice sulla tela. Il capo passeggia tra i fiori, cercando di non disturbare i lavoratori che se ne prendono cura. Scusate, ma mi sono messo un po' più comodo. Allora, la semina è stata ultimata, ma via via che gli affari crescono, dovrò assicurarmi che le condizioni del terreno siano sempre adeguate.
Se voglio costruire o finanziare la manutenzione di un edificio con il denaro sporco, dovrò consegnarlo di persona. Il diavolo non ha mai finito di lavorare. Alcuni si voltano a sentire la risata. Ma devo pensare una cosa per volta. Stiamo solo iniziando a mettere le radici. Le piante creano lunghe catene intricate che le ancorano al terreno. Al quale sì, vabbè, ok. Tradotto bene, anche se non tutto è tradotto, al momento qualche termine in gioco ancora in inglese. Devo fondare, una volta però ho messo peggio, la versione 0.5 è ancora più indietro. Devo fondare una catena tutta mia, una catena di approvvigionamento. Il prodotto è pronto, devo solo trovare un posto dove venderlo. Ho ancora degli amici all'aerodromo qui vicino. Gli accordi speciali che ho stretto con loro mi consentiranno di vendere da laggiù. Queste radici e legami, va bene. Continua. Vediamo cosa dobbiamo fare. Usando le tue coltivazioni, produci 50 unità di... Oh mio. Ok, vediamo se riusciamo a produrlo allora. Perché questo è così? Ok, qua dobbiamo produrre. Tra l'altro, questo qua gli avevamo fornito troppi soldi, infatti. Io adesso prendo lui, lo mando qui. Sposta qui. Ok, non capisco perché qua mi escano. Non servito da un deposito? Perché? È vero, mannaggia. È vero, servirebbe un deposito anche lì, però vabbè. Adesso ci pensiamo. Lo demoliamo magari. Allora, adesso io a lui dico, da qui, sposta. No, non sposta, scusate, capita. Denaro. Qui. Ok, lui toglie i soldi, quindi adesso vedete che siamo tornati normali, è sparito l'icona sovraccarico. Dobbiamo produrre, vedete, qua ne ha prodotto due e lo sta portando al magazzino. Guarda che poi gira in macchina anche lui. Mentre invece la figata è se io prendo il capo e dico il capo lo mando a dare un'occhiata qua alla residenza, così non mi faccio beccare dalla polizia, io lo prendo e gli dico recapita, no, sposta, scusate, spostati lì. Guardate come va in giro il capo. Cioè, bisogna fare attenzione, bisogna anche spostarlo nei punti in cui magari, che so, c'è una retata della polizia, si fugge, un po' come succedeva su Cartrader. O anche il 911 operator, insomma, quella gestione lì, clicca col destro, vai in quel punto, trova la strada più... Dovremmo fare una stradina che passa sotto in modo da fuggire in caso di emergenza. Mannaggia, lui sta facendo adesso la spola e mi sta svuotando tutta la fonte di... Infatti, non ha più soldi qui. Ha portato tutti i soldi, vabbè. Io poi posso ucciderlo, come dicevo, però vabbè. Non ha ricevuto il pagamento. Tony Quintero non ha ricevuto il pagamento. Che vuol dire? Non c'è denaro per le spese di manutenzione. No, scusami, adesso tu, Quintero, prendi. Quintero, recapita, soldi. Ma vorrei portarne meno di soldi, però. Come si fa? Ma vabbè, dai, vai. Consegna 8.000 dollari a questa piantagione, che tra l'altro è vuota. Ok, adesso però... Smette. Devo ancora capirlo, per quanto è un gioco davvero, davvero intrigante. Allora, facciamo un altro magazzino, un altro deposito. Se non abbiamo denaro legale, dobbiamo farlo soltanto col denaro sporco. Però pazienza, costruiamo questo magazzino qui, dove poi andiamo a diciamo, creare la stradina che poi va lì. Perfetto, così anche questo poi è coperto. Perfetto. Guardate come passano a consegnare. Cosa dice qui? Il magazzino di beneficio è pieno. Se ottieni delle attenzioni, lo salteranno in cerca di materiali illegali e agiranno di conseguenza. No, dovrei fargli portare via la roba qua, ma come faccio? Prendi tu, spostati qui, vediamo se magari me lo libera. Non vorrei mai che... Infatti stiamo producendo oppio adesso e stiamo anche vendendo l'oppio. L'ho pronunciato, mannaggia, mi banneranno il video. Vabbè. Voglio capire, vedete qua lo sta trasportando e sta andando dove? All'aerodromo, sì. Eccolo qua, l'aerodromo. Quindi lo manderanno in altri continenti, in altri stati. Stiamo consegnando, quindi da 6 dovremo passare a 10 a breve. Bene, 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 bene. Sì, poi sarà senz'altro più figo andando avanti e calcolate che il gioco non è ancora uscito. Io onestamente non so dirvi perché adesso io me l'hanno mandato gli sviluppatori, ma riscattandolo dal sito, quindi non so dirvi onestamente se sia già acquistabile e giocabile. Però
Perché su Steam non c'è ancora, però c'è la demo. No, ti ho detto di non farlo più, ragazzo. Ok. Questa non ha. Potere 5. Potere 9. Eh sì, infatti noi siamo molto più. Abbiamo anche incendio edificio e omicidio. Lui invece non ha abilità speciali. Quindi. Niente, dobbiamo velocizzare un po' il tempo. Vedete qua intanto sta trasportando roba. Non so adesso qui se partono effettivamente degli aerei. Vedete la logistica, residenza, deposito. Bene, mi piace. 12 su 50, quindi bisogna. Sì, devo capire ancora un po' le meccaniche, perché qua vedete c'è l'economia con tutto quello che questo computer è antico. I livelli di efficienza, si può andare a vedere, l'elenco degli edifici che possediamo, tutti i vari depositi, le città, prezzi delle risorse. E poi abbiamo la città dove abbiamo questa compagnia di taxi che al momento ha delle spese di manutenzione, ma non è un magazzino. Alla fine qua possiamo andare a costruire una banca, la banca per riciclare il denaro sporco. Il capannone per acquistare e conservare risorse legali e illegali. Il casinò ricicla denaro sporco. Sì, costa 20.000. Fondi insufficienti perché ovviamente credo vadano usati fondi puliti per fare queste cose, per convertire quegli edifici. Qua vedete abbiamo due menu che dice sicurati di produrre denaro sporco a sufficienza. Sì. E qua invece cosa vuoi? Puoi perdere il controllo di Foscani. Importante che il tuo tenente sia presente nella città o potresti perdere la regione. E infatti, vedete, se, tra 6 giorni perdiamo l'edificio. Quindi io metto in pausa, prendo il tizio, sposta e tornatene in città. Perché qua ce lo fregano. Ok, velocizziamo il tempo. Spero di non perdere. No, siamo tornati in pieno potere. Quindi abbiamo. Tutte queste cose che abbiamo fatto, quindi potere della fiducia, il dominio, mostra campioni prodotto, corrompe il sindaco, insomma è tutto fatto. Gli edifici invece abbiamo solo questo, quindi dobbiamo poi in futuro costruirne altri. Abbiamo un aerodromo anche qua, però proprio un aeroporto questo. Qua abbiamo un'altra città, parla col sindaco, vedete possiamo andare a parlare col sindaco. La conversazione è lo stesso di Cartaeder. Sì, vabbè, avrà delle richieste anche lui da farci, presumo. Comunque gli edifici da fare sono questi. È carino, sembra per certi versi anche tropico, anche se in realtà secondo me è più figo. Questa è proprio spenta come cosa, non si può on-off. On, attiva la coltivazione, che cavolo, perché deve essere spenta? Vabbè, adesso abbiamo velocizzato il tempo, quindi dovremmo riuscire a vendere tutto quello che c'è da vendere. Poi non so se sarà possibile magari avere officina. Possiamo imballare. L'aerodromo, produzione, laboratorio, essiccatore, officina, fabbrica alimentare, impianto chimico perché si potranno fare cose più avanzate. Questa al momento è la nostra villa, la residenza normale. Ok, i soldi arrivano qua. O le merci arrivano qua, no, i soldi arrivano qua, delle vendite. E praticamente poi abbiamo tutta una serie di destinazioni che possiamo inserire per poter mandare e creare le nostre reti automatizzate di produzione e vendita. Ah, ok, interessante. Il mondo è bello grande, devo dire. Calcolando che dovremmo poi amministrare tutto, gestendolo non tanto come, cioè, tanto come un gestionale. Ma anche con questa componente di spostare magari i nostri personaggi in giro. Adesso questo lo porto qua alla villa. E ok, si riposa a residenza. Va bene, dai, ci siamo quasi, no, credo. Quasi abbiamo prodotto tutto quello che serviva produrre. Abbiamo 46 di produzione adesso su 50 e 36 di vendita. Quindi aspettiamo ancora un attimo e andiamo. Vediamo se riusciamo magari a semplificare
la strada facendo una stradina secondaria che va dal magazzino direttamente all'aeroporto, all'aerodromo, insomma, come lo chiamano. No, sembra che gli piaccia fare il giro lungo, anche se in realtà manca una comunicazione tra qui e qui, e vediamo se funziona. Sì, abbiamo accorciato, evitando di fare la strada principale, che magari è quella che ci può mettere in difficoltà. Io ho calcolato, avevo, così provando la prima volta, ucciso un paio di volte i miei tenenti. A un certo punto avevo anche sbagliato, avevo costruito tutte le farm qui ed è arrivata la polizia. Si era proprio vista la polizia uscire qua con tutti i lampeggianti, scendere, andare giù e chiudermi un edificio, che poi è un po' stupido perché magari da destra sospetto questa, vengono e la chiudono, compaiono proprio i nastri gialli e neri, ma in realtà già che sei qui non hai visto che è pieno di stradine, un magazzino, un'altra piantagione più avanti. Quella è un po' una roba un po' così. Però sono fiscali. Ok, ce l'abbiamo fatta. Gli uccelli cinguettano di prima mattina e la ghiaia gratta sotto le ruote dell'automobile. Il capo esamina un vecchio taxi la cui vernice è sbiadita dal tempo. I semi hanno attecchito. Ora si vedono i germogli verdi sbucare dal terreno. Sii prudente quando usi denaro sporco. I poliziotti sono in grado di rifiutarlo come i maiali da tartufo. Ti serve un modo per riciclarlo. È ora di riaprire la mia attività di taxi. Il denaro che circolava in quel posto. Al mattino ti sporcava le mani e la sera era talmente pulito che la nonna avrebbe potuto regalartelo per Natale. A un certo punto la mia compagnia di taxi stava incassando 5 milioni di dollari alla settimana. Avevamo solo 3 taxi. Una pacca decisa sulla portiera dell'automobile fa cadere con gran fragore l'insegna del garage. Non è più quella di un tempo, ma può ancora tornarmi utile. In passato avrei lasciato che fossero quelli lì a occuparsene. Ma per ora sembra che dovrò essere io a sporcarmi le mani. Ok, che dobbiamo fare? Usa il capo o la residenza per trasportare denaro sporco all'aeronautica compagnia di taxi. Ah, dall'aerodromo alla compagnia di taxi. Ah, ok, possiamo. Logistica? No. Usa il capo o la residenza per trasportare denaro sporco. Ok, quindi residenza, logistica, aggiungi destinazione, compagnia di taxi. Ok, dobbiamo portargli 10.000. Sta trasportando tutto, ma non funziona. Avere sia denaro sporco che legale garantisce maggior controllo sul tuo impero. Usa uno o l'altro in base alla situazione. Ok, ma lo stiamo portando? No. No, ma io voglio capire. Allora, usa il capo, la residenza per trasportare dall'aerodromo. Cioè, c'è l'aerodromo qua. Voglio provare col capo, vediamo se funziona. Spostati qui. Ok, andiamo con le auto blu. Ok, il capo, il grande capo è qua. Recapita. No, io voglio recapitare i soldi. Mannaggia. Non questo. Niente, allora. Vai alla residenza, sposta. Vai alla residenza. La residenza avrà dei soldi all'interno, no? Ah, qua vediamo il numero di trasporti. Ok. Allora, capo, sposta, recapita. Denaro. Al deposito per taxi. Vediamo. Il capo con la scorta sta portando 12.000 dollari. Ah, denaro legale. Ricicla denaro sporco in denaro legale presso la compagnia di taxi. Ok, io ho portato qua il denaro. Ah, ok. Lo sta facendo. Praticamente serviranno dei soldi. Cioè, servirà del tempo per poterlo fare, io presumo. Sì, infatti, servono 7 giorni. Io direi di smetterla adesso di trasportare soldi, quindi il capo
interrompi e gli abbiamo buttato dentro un po' di soldi. Adesso aspettiamo un magazzino a 34.000 dollari e il capo lo faccio tornare subito in città perché sennò mi perdo il controllo della città. Vedete, tra 10 giorni perdiamo il controllo della città ed è un casino. Questo è un problema all'inizio. Può essere un problema magari minore in futuro quando avremo altre città, dovremo metterci un nostro sottoposto e perdere una città non la si intende persa come controllo, diciamo, di costruzione, ma come traffico vario, insomma, entrate soprattutto. Tonico interno non ha ricevuto il pagamento. Ok, vabbè. Dopo adesso in chiusura vi faccio vedere come si pone fine a una persona che ha un problema. Ok, abbiamo 7 giorni di tempo per fare questa cosa. Aspettiamo, insomma, aspettiamo un attimo, vediamo alla fine quando avremo riciclato. Ok, vedete, abbiamo completato, adesso ricomincia il calcolo di un'altra settimana, ma abbiamo riciclato 8.000 dollari. Dobbiamo farne 10.000, quindi adesso abbiamo 10.000 di denaro legale. Possiamo pensare adesso con i soldi che abbiamo di denaro legale di comprarci un capannone, ma io in realtà Salsa Club aumenta la lealtà. No, 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 ok, no, non voglio riciclare denaro in quelle cose lì, voglio aprire una banca, che è molto più semplice da riciclare. O anche il circo. No, dai, aspettiamo un'altra settimana e vediamo cosa succede. Ecco, ormai ci siamo, è passata un'altra settimana, abbiamo riciclato altri 8.400. Abbiamo studiato un progetto, l'officina, il garage puzza di vernice, vabbè, andiamo avanti. Oddio mio, le persone combattono, tradiscono, rubano per arricchirsi, farebbero tutto per dimenticare il pene del duro lavoro, a volte devo ricordarmi anch'io che sono come loro. Gli affari vanno bene, ma temo non riuscirò a gestire una tale crescita senza l'aiuto di nessuno. Si espandersi è l'opzione migliore, anzi è l'unica. Fortunatamente l'onore è un potente incentivo. Da quando ci siamo messi in affari, il telefono della residenza non ha mai smesso di suonare. La mia operazione ha attirato l'attenzione di molti tenenti in erba. Questa è una battuta, probabilmente. Un'ombra oscura al volto del capo. Ciò nonostante, in questo campo gli alleati sono raramente ciò che dicono di essere. Non è semplice guadagnarsi la fedeltà dei tenenti, ciascuno di loro ha una personalità propria, o deve essere conquistato con offerte di denaro o potere. Se non stai alle loro regole, potrebbero diventare infelici e imprevedibili. Se sono qui oggi, è solo grazie alla lealtà che ho conquistato. Devo scegliere con attenzione. Perfetto. Lui, Quintero, ti sono sempre stato leale e merito una promozione o perlomeno un aumento di stipendio. Allora, assolda un tenente nella residenza, accresce la fedeltà del tenente aumentando la sua manutenzione. Avrai la tua promozione. Sì, gli do una promozione. Acquisterà più potere. Quindi, posso scegliere una nuova abilità. Lui avrà l'abilità di rapimento. Perfetto, costerà 70 dollari in più. Sì, che possiamo pagare sia in denaro pulito o denaro sporco. Ha un veicolo, carico M, velocità media. Bello perché questo. La fronte missione non è ancora disponibile per ora. Promuovi. Quindi lui aveva. È zelante, bravo. Ok, e qua abbiamo il cartello di Indy. Lui ha potere 4. Quanto aveva prima? 3? Mi sembrava. No, 6 noi. Lui è aumentato. Allora, ok. Non ti deluderò, non ti conviene. Ok. L'abbiamo fatto, ora dobbiamo assoldare un altro tenente. Mi piace, mi piace. Ha reclutato un tenente, ora assumiamo Reina, la regina. Griselda Eduarda Alcazar, la regina. Lei è brava a fare un affare, a recapitare, come sempre, come tutti. Recluta. Ok. Accresce la fedeltà del tenente aumentando la sua manutenzione. Vediamo un po'. Fai un affare, apri il profilo. Lei ha un'auto lenta, ma a carico più alto. Insomma, affronta la missione, non ce l'ho. Aumenta la manutenzione. Gli do. Diventerà zelante se io. Da entusiasta diventerà diligente se gliela riduco. Gliela do notevole. Gli aumento anche la manutenzione. È aumentata di livello anche lei, quindi è diventata di livello come l'altro, mio amico. Ok, saltiamo la conversazione.
Dovremmo fare i conti con il sindaco Maese Isabel Cariglio. Mi aspetto che abbia delle richieste, ma anche una volontà di ferro non può piegarsi quando ci sono possibilità di quando non ci sono possibilità di vittoria. Se non soddisfiamo le sue condizioni, il buon sindaco ci consegnerà. Se soddisfiamo le sue condizioni, il buon sindaco ci consegnerà le chiavi della città. Ok, dai, vediamo cosa bisogna fare. Soddisfa le condizioni del sindaco per assumere il controllo della regione Chaparica. Vediamo un po' dov'è la regione. Ah, è quella nord. Ok, il sindaco è qua. Parla col sindaco. Bello, mi piace. Ha la reputazione di essere duro con il crimine. La città è controllata dal governo, dovremmo andare a conquistarla. Soddisfa le condizioni del sindaco che non ho capito. Acquisisci il controllo territoriale tramite eliminazione, elimina la presenza di bande nemiche a Chaparice. Ok. Praticamente io adesso posso prendere lui e il mostro qua. Vediamo se me lo fa. Rapimento. No, non mi fa rapire nessuno. Costruisce un hotel a Chaparica. No, ok. No, io posso. Rapimento. No, mi servirebbe qualcuno, tipo il capo, in grado. Dov'è il capo però al momento? Ok, il capo è qua, sì. Incendi edificio. Io voglio andare a incendiare questo edificio qui, questa piantagione. Mi costa. Stai per inviare uno dei tuoi tenenti in un edificio nemico. Ok, procedo. Vediamo come va, ma dovremmo vincere perché siamo 6 con 6 a 1, quindi. Già che sei lì, potresti incendiare anche questo. Incendiare anche questo, il magazzino. Questo è un po' semplificato come concetto, però. Ok. Ok. Abbiamo demolito tutto. Questa è una banda nemica, però. Io posso fare omicidio? No. Dobbiamo eliminarla, ma non ho idea di come fare. Bisognerà prendere una milizia o qualcosa. Rapina? No. Poi vabbè, possiamo anche, appunto, come ho detto, omicidio, uccidiamo uno dei due. Se non ci piacciono, vogliamo farlo sparire, inizia a darci problemi. Quindi, allora, ragazzi, questo era Cartel Tycoon. Molto 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 interessante, devo dire, perché veramente fatto bene e non è ancora uscito. Trovate però su Steam la demo del gioco che potete scaricare, dovrebbe uscire comunque adesso, credo, tra non molto, presumo, vista anche la versione 0.8.5.982, quindi mi va a pensare che siamo quasi alla fine. Quindi ragazzi, ora attendo un vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao.